liberi consorzi, qui abbiamo comunicazioni da parte del sindaco. E questo è un argomento, diciamo, del giorno, che si stanno confrontando un pochino tutti i comuni, e che sicuramente è una scelta importante che riguarda il futuro delle nostre città e che purtroppo secondo me non è stata presa nella giusta considerazione. Io intanto vorrei dire che dobbiamo confrontarci sulla legge, perché come purtroppo mi è successo in un convegno sabato a Fontanier de Mantia, andare a criticare la legge, a parlare dei desiderati, di quello che poteva essere, sarebbe un puro esercizio parolaio, ma che non avrebbe niente di concreto, perché la legge è quella che è, e se l'Assemblea regionale siciliana non la cambierà, dobbiamo misurarci con questo. Io in questa prima fase evito anche di dire quella che è la mia personale posizione, a meno che successivamente non mi venga richiesta, perché sono rispettoso di quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale, perché è il Consiglio Comunale che è chiamato a decidere ed esprimersi su questa materia. Mi limito a dire che, stando così le cose, il Consiglio Comunale di Giardini ha quattro ipotesi davanti: rimanere nell'area metropolitana. Se entro il 25 settembre il Consiglio Comunale non si determinerà in modo diverso, automaticamente rimarrà nell'area metropolitana di Messina. La seconda ipotesi, che è soggetta non solo al voto del Consiglio Comunale ma anche al referendum popolare, sarebbe quella di far uscire dall'area metropolitana e convogliare nel libero consorzio della provincia di Messina, che al momento, ferma restando la legge, prevederebbe parti comune capofila in quanto comune con più abitanti. La terza ipotesi è quella di far uscire dall'area metropolitana di Messina e aderirsi. Ed aderire al libero consorzio della provincia di Catania. Questo lo possiamo fare in quanto siamo un comune limitrofo alla provincia e quindi c'è anche la continuità territoriale. Al momento su questo fronte c'è la massima incertezza, perché non si capisce se in provincia di Catania il consorzio si dividerà in due parti, Catania Nord e Catania Sud, e se il referendum che è stato svolto a Gela successivo al voto del Consiglio Comunale che aveva deliberato la fuoriuscita dalla provincia di Caltanissetta e l'adesione alla provincia di Catania, deliberato che però non è stato avallato dal referendum popolare, prevederebbe comune capofila Caltagirone da un lato e Paternò dall'altro lato, a meno che, ripeto, non venga ritenuto valido il referendum che pone Gela nella provincia di Catania, e in questo caso sarebbe Gela il capofila del libero consorzio della provincia di Catania. La quarta ipotesi sarebbe quella di cui si sta discutendo, che sarebbe il libero consorzio dell'Etna, che però al momento è ancora una, diciamo così, aleatorio, perché non c'è nessun deliberato di nessun comune, non c'è nessuna proposta di delibera, ma ammesso che venga realizzata, prevederebbe Acireale comune capofila. Io la battaglia che sto facendo, che al di là della destinazione finale del comune di Giardini, c'è un dato che secondo me è fondamentale, che Giardini non può fare a meno della Valle dell'Arcantara e i comuni della Valle dell'Arcantara non possono fare a meno dei comuni di Venaschi, perché
Di fatto, con l'adozione dell'area metropolitana, la valle dell'Alcantara è stata tranciata a metà, in quanto Giardini, Gaggi, Taormina e Castelmola ci troviamo dentro l'area metropolitana. I comuni a salire da Graniti, Motta, Malvagna, Francavilla, Roccella, Santa Domenica e così via andrebbero tutti con il libero consorzio di parte. E voi capite come è un non senso, cioè Gaggi dell'area metropolitana e Graniti del consorzio provinciale di parte. Quindi mi sono fatto promotore, abbiamo fatto tutta una serie di incontri con i comuni della valle e devo dire che non solo i comuni della valle, ma si sono allargati anche alcuni comuni che non gravitano proprio sulla valle, ma che hanno interesse più fino in comune, come Novara di Sicilia, Fontanchelli, Fantina e Trivi, che potrebbero, sempre che ce la facciano con i tempi, perché c'è la scadenza del 25 settembre che è un tablet, quindi se non si delibera in quella data non c'è niente da fare, perché questo comune della valle, per poter aderire eventualmente al consorzio, loro devono fare la delibera del Consiglio Comunale e il referendum popolare, e non è facile. Ripeto, se così non sarà, la valle sarà smembrata a metà. Perché io ritengo fondamentale la presenza di Comune della Valle in questo discorso? Perché la tematica principale che andrà ad affrontare questi consorzi riguarda soprattutto il piano dei trasporti e è un discorso economico. Allora, per me in quest'area metropolitana sarebbe fondamentale, come ho detto in questi incontri, un collegamento diretto fra la fascia tirrenica e la fascia ionica per mettere in comunicazione i due poli turistici più importanti della provincia, in questo caso dell'area metropolitana, che sarebbero quelle delle isole Eolie e Milazzo, con il comprensorio di Taormina e Giardini. E questo dovrebbe essere una realizzazione lungo la vecchia trazzera normanna, la vecchia trazzera normanna, che passando attraverso Portella di Mandrazzi, che dovrebbe essere in galleria, arriverebbe subito nel Milanzese. L'altra opera che per noi è fondamentale è il ripristino del tranino che da Giardini arriva a Randazzo, che potrebbe essere sfruttato anche ai fini turistici. E poi, se andiamo a pensare ad opere di supporto alla realtà turistica, vista la sicurezza dei territori di Giardini da Ormina e da due anni, mi viene naturale pensare alla Valle Mercante, cioè se dobbiamo andare a realizzare un parco di divertimenti, un ippodromo, una Sicilia in miniatura o qualunque altra attività connessa al turismo, l'unico scopo che abbiamo come territorio è legato alla Valle Mercante. Questo è il concetto fondamentale. E dico chiaramente anche che è un falso modo di dire andiamo con Catania o andiamo con Messina, perché non c'è la possibilità di andare con Catania. Noi come una città metropolitana di Catania non ci possiamo andare per continuità territoriale, quindi noi non saremo mai, e lo dico questo perché io sono stato il primo forse in tempi non sospetti 25 anni fa a propugnare l'idea di far uscire dalla provincia di Messina per andare con Catania. Adesso non è così. Non è questa la possibilità che abbiamo sul tappeto, l'unica cosa sarebbe questa se decolla di questo provincia dell'Etna, che se da un lato ci verrebbe assieme ad alcuni comuni con cui abbiamo sicuramente delle iniziative o delle aspettative comuni di quella fascia etnea che da questo lato, insomma Piedimonte, Lima Grossa, Fiume Freddo, Valdabbiano, Castiglione di Sicilia, è anche vero che con buona parte dei comuni della Cese, Aci Catena, Santo Tippo, Valverde, San Gregorio, Mastro Lucia, non credo che abbiamo tanti interessi comuni. Però ripeto, io non voglio dire la mia opinione perché è il Consiglio Comunale che si deve esprimere e ho ritenuto portare questo argomento per evitare che la cosa passi sotto silenzio, si arriva alla scadenza e dire che il Consiglio Comunale di Giardino non lo ha fatto. Secondo me il Consiglio Comunale su questo si deve determinare, io non ho fatto proposta perché ripeto non tocca la mia scansione darvi una proposta, è una proposta del Consiglio Comunale, quindi se decidete di uscire o di aderire dovete farvi promotore di questa proposta. Per il momento lo teniamo qua e sono a disposizione per altri tipi di chiarimenti sui lavori che sono stati svolti e come sono andati.
Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Sì, consigliere Camporotto. Grazie Presidente, io volevo, visto che i tempi sono molto ristretti, come dire il signor Sindaco, bisognerà arrivare a delle decisioni piuttosto urgenti, poi naturalmente è sempre una prima consigliera, purtroppo. E quest'ultima parte della parlata della casa, io non sono d'accordo con lei. Però visto che nel nostro statuto abbiamo anche la possibilità di indire un referendum, come stato fatto anche per altri comuni, la vita sta un onore per un regolamento per il referendum, perché abbiamo lo statuto del referendum per lo statuto, però non abbiamo il regolamento per il referendum. E quindi andare a importante a chiedere alla cittadinanza di utilizzarci verso una parte o verso l'altra, ci serve questo regolamento per poter attuare lo statuto del referendum. Quindi se non c'è questo non possiamo andare un eventuale referendum. Io credo che questo sia previsto nella legge, credo che questo sia previsto nella legge, quindi alterare lo statuto del referendum non va fatto. Ma fatto al di là del regolamento. Perché la legge ve lo prende. Il problema del fatto è che in questo momento non si vuole neanche un loro referendum perché non c'è una soluzione alternativa, cioè non è che è arrivata al comune una delibera adottata da altri comuni in cui si propone, ma in questo momento siamo prima a fare. Questo consorzio dominante come là mi fanno delle differenze. Da molto si vedeva sui giornali, quest'area del giornale, tra Acireale, Brocchia, ancora non c'è nessuna proposta completamente. No. E quel consiglio d'Omia che ancora non ha deliberamento. Hanno fatto una lettera di intenti al sito, ma non hanno deliberamento. Quindi dovremmo aspettare gli altri comuni a farci provare. E fare così. Voglio dire, se non siamo male, intende farsi il pomodoro, noi riusciamo a fuori dalla cioccolata, facciamo noi la proposta di fare un consorzio. Si potrebbe, però devo uscire fuori da una cosa. Abbiamo partecipato solo io e lei come consiglieri
Per chiarire alcuni aspetti, vista l'ultima relazione del commissario della provincia, il referendum è successivo, il referendum previsto dalla legge 8 è successivo alla deliberazione del Consiglio Comunale, se non vado errato, una deliberazione che deve essere approvata dai due terzi dei consiglieri. Quindi il referendum dovrà essere sottoposto alla cittadinanza dopo che il Consiglio si è già pronunciato con i due terzi favorevoli allo sganciamento dall'area metropolitana di Messina. In quella riunione io sono venuto a conoscenza del fatto che le aree metropolitane sono le uniche entità geopolitiche che potranno accedere successivamente ai finanziamenti europei per eventuali interventi sul territorio. I liberi consorzi non hanno accesso ai finanziamenti europei. A questo punto però devo anche dire che nonostante questo grossissimo incentivo economico che potrebbe anche farci propendere a un mantenimento dello status quo e rimanere nell'area metropolitana di Messina, di converso c'è da precisare che la volontà dei cittadini giardinesi da sempre è quella di sganciarsi dalla provincia di Messina e dalla città di Messina, perché le nostre esperienze passate non sono certamente positive in proposito, nel senso che il comune di Giardini Naxos da sempre è stata la Cenerentola della provincia, così come tutta la costa ionica, che adesso in realtà viene inglobata nell'area metropolitana. Cenerentola rispetto ai popolosi comuni del Tirreno, che hanno sempre avuto un peso politico enormemente maggiore data la loro stragrande maggioranza di popolazione rispetto ai piccoli comuni della regione. Pertanto, come se ne esce da questa impasse? Nel mio piccolo, sfruttando moderni e attuali mezzi di comunicazione, ho lanciato sui social network un referendum ed ho avuto un risultato a dir poco schiacciante. Praticamente il 96-97% dei votanti si è pronunciato per un libero consorzio legato ai comuni del Catanese. Certamente, ribadisco, noi non abbiamo nulla a che spartire con l'ipotesi del libero consorzio legato a Patti e altri comuni della costa di Reni. Tengo a precisare che non è vero che nessuno si è pronunciato in proposito, perché il comune di Acireale ha il consiglio comunale di Acireale ha deliberato in proposito esprimendosi a favore di un libero consorzio del Catanese che potesse ricomprendere un'ampia fascia di comuni, tali da poter permettere l'istituzione del libero consorzio che, come sappiamo, prevede una soglia minima di popolazione pari a 180.000 abitanti con comune capofila di comune più popoloso. In questo caso, gioco forza, sarebbe Acireale. Ma non solo Acireale ha fatto questo, anche il comune di Giarre ha votato una delibera. Un atto di indirizzo, signor Sindaco, ha votato un atto di indirizzo. Già ha votato quando pensava di essere un problema più. È vero che io ho sentito un indirizzo, sono messo soprattutto dal suo consiglio comunale, perché io non ho attivato la propria diritto, ce l'ha votato quando pensava di essere un problema più. Ora sì. Sono pensato che deve ritornare il consiglio, revocare per un atto e approvare quello che mi ha fatto. La ringrazio della precisazione, però a questo punto mi chiedo quale sarebbe il destino di Giarre. Se deroga. Se. Al momento hanno un atto fatto dal consiglio comunale che prevedeva.
forse è meglio se parla al microfono. No, va bene, no, prego, no, anzi la ringrazio perché mi stiamo dicendo che io comunale di Giada si è espresso quando c'era quell'ipotesi di Taormina Etna e già nel comune di Capofila. E il consiglio di Giada con l'unanimità ha approvato questa proposta. Poiché di fatto è andata avanti questa operazione è caduta, adesso per poter accedere e partecipare al Consiglio Provinciale con Giada Capofila dovrebbero ritornare il Consiglio Comunale, revocare quella delibera che indicava già il Comune di Capofila e aderire al libero consorzio dei cereali. Ed è la difficoltà che ho detto poco fa, quando si parla di eventuale referendum, al momento qual è l'atto che dovremmo sottoporre ai nostri cittadini? L'atto da sottoporre ai nostri cittadini sarebbe la delibera consiliare presa in 2/3 di quelli 2/3 della maggioranza. Di consigliare la legge secondaria e prospettare un libero consorzio. A questo punto lo dovremmo proporre noi. Cosa comprende proporre? È chiaro. È chiaro perché non c'è altra soluzione, però le prospetto un'altra situazione. Nel caso in cui Taormina fuoriuscisse dall'area metropolitana, noi non possiamo rimanere nell'area metropolitana perché non abbiamo contiguità territoriale, o sbaglio, mi corregga se sbaglio. Io questo non lo volevo dire veramente perché è tappa segreta, nel senso che è al contrario. Cioè Taormina può fare quello che vuole, ma se noi rimaniamo nell'area metropolitana Taormina non può dare nessuna parte, perché non può impedire a un comune di rimanere con il loro voto. Cioè non è che loro venendo là possono impedire a noi che nell'area metropolitana, quindi è loro che rimane, però questo non lo diciamo. Quindi voi, cioè noi lo diciamo, io voglio che il Consiglio Comunale Taormina si esprime, vediamo se il sindaco di Taormina ha la forza per far passare il concetto dei cavi, secondo me non ce l'ha, perché il Consiglio Comunale di Taormina non determinerà il concetto dell'area metropolitana e non può ridare gli alibi che non lo fanno perché c'è Dio non lo fa. Se non lo forza che lo faccio? Io la ringrazio per la precisazione, signor sindaco. Tuttavia le mie perplessità in proposito alla permanenza nell'area metropolitana sono enormi. Io confido e spero che questa legge malfatta possa essere modificata entro il termine di scadenza, anche perché è stata fatta in modo tale da preconfezionare una situazione difficilmente modificabile, e anche perché vorrei capire a questo punto i liberi consorzi potrebbero andare avanti solo ed esclusivamente con le loro forze. Stiamo parlando di attribuzioni economiche, perché a questo punto l'unico ente a cui potrebbero rivolgersi è la Regione Siciliana, ma conoscendo lo stato delle casse della Regione Siciliana ritengo che saremmo un pochettino in balia degli eventi e delle nostre possibili risorse locali. Io a questo punto ritengo sia necessario aprire un tavolo di lavoro in proposito del Consiglio Comunale coadiuvato dalla sua presenza, perché è ovvio che lei finora ha il polso della situazione, e con questo esorto il nostro capogruppo di maggioranza e i rappresentanti della minoranza a voler collaborare in proposito e aprire questo tavolo di lavoro per poter fare una scelta che almeno riteniamo migliore, ben coscienti delle problematiche e delle difficoltà del caso. Grazie. Grazie. Cioè il consigliere ci incarica di scritto già la consigliere Bonafini, ha già scritto qui sulla nota. Quindi, poi subito dopo il consigliere Bonafini. Il consigliere Bevato. Io giustamente devo precisare che noi consiglieri, quando il sindaco convoca una riunione sull'interesse della collettività tutta, magari non abbiamo il tempo disponibile a venire a partecipare alla riunione. Il sindaco, in merito alla questione, nei tempi meno sospetti, ha convocato una riunione genere, eravamo fuori consiglieri, essere presenti, con forze politiche esterne
facente parte sul territorio comunale, discutendo questa problematica, chiedendo giustamente al sindaco, a lui, di prendere la decisione e consigliarci lui in quale posizione dovremmo rimanere, perché uscire dall'area metropolitana cosa comporterebbe e cosa comporterebbe a fare parte del consorzio di comune. Giustamente in quella riunione tutti quelli presenti abbiamo preso la parola e ben ti ricordo, signor sindaco, se magari non mi ricordo, avevamo dato l'indicazione di rimanere nell'area metropolitana per specifici motivi, che giustamente oggi mi sembra, come lei ha menzionato, ci comporta ad essere là dentro. Sì, grazie, sì. Siamo anche noi a intervenire. Dentro, però in realtà dobbiamo
confrontarci con la legge che hanno fatto i nostri deputati. Io credo che quel giorno eravamo a Palermo, sì, e la legge 24 marzo 2014 è uscita sulla gazzetta ufficiale della regione il 28 marzo 2014. E mi sembra che di quello che c'è scritto là dentro, dico, a malincuore, dico, perché io sono stato anche qualche anno fa, ho fatto la proposta di giardini in provincia di Milano, però purtroppo di quello che leggo, di quello che anche parlando con lei sindaco, confrontandoci su questa cosa, cioè non abbiamo tante strade, oltre a queste paventate consorzi a Cereato, Nina, Giardi e così via, cioè l'unica strada che quasi è obbligata purtroppo, se il legislatore ci permetteva magari oltre a scegliere questi liberi consorzi ci permetteva di portare tra la città metropolitana di Messina e la città metropolitana di Catania, e lì era giusto che magari potevamo iniziare a pensarci, ma fare parte di un consorzio che ancora oggi non si capisce qual è, perché oggi noi andiamo, si è visto nel consiglio, ci riuniamo gruppo con tutti, facciamo una riunione per decidere cosa andare con chi, quindi per legge Giardini, anche condividendo quello che ha detto il consigliere Martini, per legge il comune di Giardini non potrà mai essere un comune capo fila di libero consorzio, giusto? Perciò no, è già la prima, questa opzione dobbiamo essere sempre a rimorchio di qualche altro consorzio che di, cioè che vedo, non vedo la logica, cioè, non è vero logica di questo, perché a fare sì, andò per fare parte di un consorzio dei cereali, ma per fare tra l'altro la legge che mi pare, ripeto che ho visto per poco che c'è, non è che dato questi poteri ai consorzi. Purtroppo, ripeto, io a mani in cuore, visto che dovrà essere il consiglio comunale, se eventualmente da esprimersi, cioè è una strada obbligata. In più l'altra cosa che penso, perché mi piace essere concreto, è questa. Se c'era, che ha fatto una battaglia da una vita, che vuole essere autonomo, cioè c'era una città, che non è che un paese di Milano, c'era una città che ha fatto una battaglia dove la legge gli aveva dato la chance di diventare comune capo fila, ha fatto il referendum e quel referendum è andato deserto. Dico, noi abbiamo la forza di fare tanto una delibera, se ci fosse la possibilità di aderire a un consorzio. Facciamo una delibera per spendere solo soldi comunali, soldi pubblici, perché si fa un referendum e io credo poco che le persone vanno a votare. Ripeto, c'era un comune che ha da una vita che tenta di staccarsi dalla provincia di Caltanissetta, il referendum è andato deserto. Basta, grazie. Sì, grazie, però ci sono altri interventi. Consigliere De Stefano. Sindaco, colleghi consiglieri. Collegio, come dice il collega Danilo e il collega Bonafini che è andato via, secondo me bisogna valutare, cioè, la cosa principale che bisogna valutare realmente, poi è non tanto anche, non solo il discorso di consorzio della metropolitana, ma nello stato in cui oggi noi ci troviamo anche a livello economico dobbiamo anche valutare attentamente i fondi economici che la comunità, che lo Stato italiano, diciamo, investe su questi aree metropolitane, molto realmente diciamo dove si trova. Possiamo parlare, ci vuole andare dove vogliamo, però poi alla fine diciamo il problema diciamo si ripercuote sul sempre sul discorso economico. Da come dice, da come almeno si capisce dalla legge che è stata fatta, realmente i fondi principali vengono distribuiti principalmente alle aree metropolitane. E subito dopo, magari con delle ripartizioni che ancora realmente non si capisce come, vengono passate diciamo ai consorzi. Quindi secondo me uscire da un'area metropolitana dove tu hai già dato una certezza, perché è la legge che ti porta diciamo a quella certezza là, e andare ad aree metropolitane e spostarsi su liberi consorzi che realmente non si sa come vanno a finire, secondo me diciamo cioè, la mia indicazione, dico, come
consigliere comunale mantenesse principalmente, diciamo, quello, sulla linea dove noi abbiamo una certezza, diciamo, dove noi possiamo reperire dei fondi per poterli spendere sul nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Stefano. Consigliere Costantino, io volevo dire solo una cosa, tu consigliere Costantino, ma sotto, non per collegarmi alla parte finale del consigliere di Stefano, chiede l'aspetto, solo un aspetto tecnico, economico, del sindaco, non so se ha già detto, cioè la differenza effettivamente tra la città metropolitana e i periodi consorsi, che la, l'area metropolitana, come, come si chiamerà, che c'è anche la possibilità, ci siamo anche delle proroghe, a Palermo, ma noi non siamo legati alle proroghe. Dicevo, l'aspetto tecnico economico è quello che per quanto riguarda l'accesso ai fondi, le aree metropolitane hanno qualcosa in più, che avranno un accesso diretto all'Unione Europea, cioè proprio mentre invece per i consorsi molto ovviamente devono passare da fondi regionali, solamente questo volevo dire. Prego consigliere Costantino. Sì, grazie Presidente, lei mi ha anticipato, nel senso che comunque tutti i contributi che sono emersi dalla discussione sono estremamente validi, questo è positivo perché questo argomento non è stato trattato da questo Consiglio Comunale, anche se in diverse occasioni ho avuto un incontro che ricordava il Consiglio Comunale in quest'aula comunale, ci ha permesso di avere una visione un po' più chiara della situazione. E, io non vorrei, sono sicuro che non sia così perché ripeto, gli interventi sono stati sono andati in questo senso, però non vorrei che si cadesse nell'equivoco che una scelta piuttosto che l'altra si basa sull'idea di passare da Messina anche ad altro, cioè il punto non è scegliere tra le province, il punto è scegliere fra un sistema che è quello delle città metropolitane e un altro sistema, un altro soggetto che può essere il libero consorzio, perché si supera la delle province come ente intercomunale e come sovracomunale, mentre i sei consorzi soprattutto la città metropolitana hanno una intercomunale. Per quanto riguarda la mia modestissima opinione, io ritengo che, come diceva lei, l'idea di rimanere la città metropolitana con tutto quello che comporta in termini soprattutto di accesso diretto ai fondi europei, ripeto, mia opinione è la scelta migliore. Comunque sembra che i capigruppo si siano messi d'accordo e spero che in tempi brevi riusciamo a rimanere. Grazie consigliere Costantino, ci sono altri interventi, forse il sindaco vuole concludere chiedendo qualcosa oppure possiamo, ci dobbiamo aggiornare in ogni caso. Sì, infatti io non mi sono soffermato sui contratti strategici, credo che è il consiglio che si deve esprimere. Voglio solo aggiungere un piccolissimo dato, partire dal concetto che in tutta Italia le aree metropolitane sono soltanto 10 e 3 sono della Sicilia. Ciò significa che l'area metropolitana di Messina si siederà a tavola delle trattative con il governo assieme a Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma. Quindi capite bene il peso che può buttare sul tavolo delle trattative in termini di impegni economici. Il problema se mai è uno altro, quello sta all'abilità di chi guiderà questo comune ora e in futuro di poter pesare nella giusta misura all'interno dell'area metropolitana, e questo passa non solo attraverso l'impegno personale ma attraverso il costruirsi nel cammino una serie di rapporti con i comuni vicini che individuano il soggetto che deve portare avanti delle istanze, perché per natura divina non c'è nessuno che viene calato dal cielo, sono gli sindaci che poi andranno a votare e determineranno chi sarà raggiunto, chi saranno gli assessori e quali saranno le tematiche da buttare avanti. Solo una domanda, signor sindaco, se sarebbe il consorzio non sarebbe la stessa cosa delle aree metropolitane, quello che ho capito? No. Decisamente no. Grazie. Prego, consigliere Bosco. Grazie a te, grazie a te per il tuo intervento. Se abbiamo esaurito
l'argomento che sarà approfondito nei prossimi giorni, perché le scadenze che diceva il sindaco sono imminenti. Si parla di proroga, sindaco, ma io non sa com'è. In tutte le cose si parla di proroga, però credo che in ogni caso, indipendentemente da eventuali proroghe, è chiaro che questo consiglio dovrà determinarsi quanto prima. Terzo punto all'ordine del giorno, argomento perimetrazione ARO, area di raccolta ottimale ai fini della gestione in forma associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 5,2 ter della legge regionale numero 9 del 9 aprile 2010. Volevo fare una premessa velocissima, poi ci sono degli interventi, sicuramente, chiaramente una presa d'atto, come ben sapete, ci sono state due riunioni propedeutiche, la prima datata il 30 giugno, anche se era stata fatta sotto richiesta dei consiglieri Cigari e di Stefano, però si è ampliato il discorso, come ricorderete, mi dispiace per l'assenza di qualche consigliere, comunque è importante dibattere, perché l'argomento riguardava l'ATO, ex ATO, quasi già ormai a fine mandato, e quindi la nascita delle ATO. E poi c'è stato un secondo incontro recente, l'11 luglio, sempre con invitati tutti i consiglieri, 11 luglio, e riguardava sempre la perimetrazione, in questo caso la perimetrazione ARO. Quindi è questo in sostanza, la perimetrazione ARO, sapete tutti che è una presa d'atto riguardante appunto i comuni che entreranno a far parte di questa nuova, speriamo positivamente, tutti ce lo auspichiamo, nuovo modo di gestire questo settore molto delicato per le nostre città, per il nostro comune, insomma. Detto questo in premessa, se ci sono degli interventi, forse prego, se ne siete. No, velocemente dico presa d'atto, nel senso che sul lato formale c'è poco da dire, perché è un atto che viene approvato da tutti i consigli comunali nello stesso modo, quindi qualsiasi modifica andrebbe a verificare il discorso e a ripetere nuovamente. Però non è presa d'atto, nel senso che delle scelte politiche che sono state fatte, soprattutto per quanto riguarda il comprensorio. Diciamo che anche qua, poiché per molto tempo siamo stati bloccati dalla posizione di Taormina, se ambiente sì, se ambiente no, con quest'atto si può dare anche una scadenza, nel senso che poi il Consiglio Comunale di Taormina si determinerà, almeno poco fa ho ricevuto una chiamata dal dirigente Coco che diceva che no, che la stanno portando anche loro in Consiglio Comunale, perché evidentemente non avremmo potuto aspettare silenzie alle loro decisioni. Ed è chiaro che l'ARO partirà, quanto dormire ci sia, quanto dormire non ci sia. Quindi la scelta di questa sede è soltanto la scelta dei comuni. Successivamente poi ci sarà il progetto che dovrà essere approvato prima della regione e poi del Consiglio Comunale, in cui ci sarà modo, e anche in questa fase potrebbero essere utili delle riunioni preventive, come andrà a svolgersi il servizio per quanto riguarda la nostra cittadina. Diciamo che l'elemento che ci dovrebbe poter rassicurare tutti è che non c'è un costo prefissato, ma che vengono individuati il costo dei singoli servizi, e poi ogni comune, in base ai servizi che andrà a chiedere, pagherà. Quindi evidentemente finirà quel concetto che è stato, secondo me, la base parlamentare della variata, con comuni che magari pagavano per altri comuni. D'ora in poi ogni comune dovrà far fronte in base ai servizi che richiederà. Sì, appunto mi collegavo a quello che diceva il sindaco, chiaramente si tratta di un atto di indirizzo, quindi una dichiarazione di volontà dei comuni aderenti a questo nuovo soggetto che dovrebbe nascere al più presto. Se ci sono interventi, prego consigliere Cotro. Presidente, io sono, io sindaco, sono anche molto perplesso sul fatto che si dà, c'è un mandato sottoscrizione della protezione A, nel caso di A, comprare la direzione comunale per regolare lo svolgimento associato delle funzioni organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti
mediante lo strumento della convenzione ai sensi dell'articolo, eccetera, eccetera, in particolare il 5 ai sensi del comma 4 dell'articolo, un ufficio comune chiamato a svolgere per conto dei comuni aderenti di attività tecnico-amministrative legate allo svolgimento dell'organizzazione. Poi subito dopo, infine, dice, lavorato che con nota del 4/10/2013 del commissario straordinario del Lato di Sina 4 ha manifestato ai comuni soci la disponibilità a redigere i piani di intervento per l'organizzazione del servizio all'interno del Lato, naturalmente in forma gratuita. Ora io ho visto che con Leano abbiamo avuto una triste esperienza, in particolare con questa famosa raccolta in house, perché in house le insegne significava avere dei costi minori rispetto a quelli che erano precedentemente. Invece abbiamo visto che nell'ultimo anno il servizio raccolta qua dell'anno non solo è peggiorato enormemente, si vede già dalla pizza dei casoletti che c'è in giro, sicuramente lei non l'ha sentito, ma l'ha vista, c'è gente che si sarà lamentata. E quindi andare a dare a questo commissario, scusate, non è così. Uno dei professori dei conti, una persona che hanno
arrivata alla raccolta in auto, che il prezzo della raccolta della spazzatura del giardino è aumentata in modo esponenziale, e non solo è aumentata in modo esponenziale, è peggiorata enormemente rispetto a quando si pagava era di meno. E questo è un dato di fatto che onestamente andando a trovare più avanti le stesse persone che dirigono un ufficio altro, trovandole più avanti in un ufficio di coordinamento tecnico delle aree, non è che mi piacerebbe tanto, tanto signor sindaco, perché se questi sono i presupposti, evidentemente c'è qualcosa che non va in questa organizzazione o nelle dirigenti di questa, di quest'area. Prego, consigliere Cipri. Dal commissario straordinario dell'Ato, che dovrà essere inviato
merito di quella proposta di piano di intervento. Non sicuramente adesso, ma io oggi facciamo. Mio personale parere, io credo che la soluzione dell'ambito di raccolta ottimale, per come è stato pensato, anche per la sua delimitazione a livello territoriale, sia un'occasione. Noi in diverse occasioni ci siamo trovati in questo consiglio comunale a lamentarci dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ci siamo lamentati della qualità del servizio che viene offerto, sicuramente non ottimale. Ecco, però vorrei dire, anche collegandomi con quello che diceva il presidente una volta, diciamo che il lato Messina 4 e l'Aro non sono due realtà sovrapponibili, hanno caratteristiche assolutamente diverse. Lo diceva bene il sindaco, nel lato noi siamo un azionista, avrà il 10-12%, una cosa del genere. E quindi contribuiamo ai costi, soprattutto in questa fase commissariale, contribuiamo ai costi generali per quella volta. Ecco perché i costi sono aumentati anche perché in un'assemblea dei sindaci si è stabilito di cambiare il criterio di ripartizione dell'attribuzione dei costi ai diversi comuni, e noi, essendo questo criterio la quantità di rifiuti prodotti, siamo stati fortemente penalizzati. Infatti l'escalation dei costi è databile 2010-2011, quindi dopo questa famosa deliberazione dell'assemblea dei sindaci, fino alle cifre che noi conosciamo. E quindi dico, noi cosa andiamo a fare? Abbiamo già visto da alcune valutazioni fatte nel piano di intervento che già è a nostra disposizione, tra l'altro, che il risparmio dei costi è consistente a fronte di un servizio migliore, a fronte di un raggiungimento dei livelli di raccolta differenziale che sono quelli che la legge ci impone, cioè il 65% entro il 2015. L'occupazione di unità di personale ritengo in termini quantitativi congrua rispetto a quelli che sono i bisogni di giardini, per cui cogliamo questa possibilità che la normativa regionale ci dà, perché originariamente dovevamo aspettare la costituzione della SRR e poi costituire su banchi, eccetera, 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 mentre adesso abbiamo la possibilità di andare a costituire quest'anno. Essendo un comune sopra i 5.000 abitanti, avremmo anche potuto costituire un aro autonomo, quindi riguardante solo il comune di Giardino. Però io credo che venga meno anche la razza di tutta le leggi sui rifiuti che si sono succedute, no? Cioè la possibilità, in un contesto omogeneo territorialmente come questo, la possibilità di andare a creare delle economie di scala con una gestione del servizio in un'area, ripeto, che per caratteristiche e per bisogni assolutamente omogenei, io credo che sia un'occasione che non possiamo perdere. Quindi, in buona sostanza, noi ci esprimeremo su questo, deliberiamo su questo, cioè diciamo di voler fare questo cammino insieme a questi 6 comuni che hanno dato la loro disponibilità, hanno già firmato tra l'altro un protocollo di intesa allora per dare l'incarico per la progettazione, come diceva il sindaco, si è reso superfluo rispetto al fatto che poi il commissario regolatore dell'ATO ha dato la sua disponibilità, per cui noi oggi decidiamo di fare questo cammino con questo punto. Tutte le fasi successive ovviamente verranno valutate da questo consiglio comunale di volte in volte, ma noi oggi questo facciamo, diciamo che la gestione integrata dei rifiuti la vogliamo fare con questi tutti i passaggi successivi e li valuteremo di volte. Grazie. Grazie. Cioè, Costantino, credo che si trova via legato anche ai comuni aderenti già. Lei, consigliere Mistero. Io sono tanto favorevole, volevo dichiarare, diciamo, il mio voto, diciamo, sono favorevole per quanto riguarda questa, per quanto riguarda la. Appoggio il discorso del consigliere Genio in parte, perché come dice il collega Costantino è tutto congruo, diciamo, giustamente tutti hanno pienamente ragione, è tutto congruo, diciamo, l'importo sono congrui, gli operai sono congrui, diciamo, tutte, ma da quello che ho potuto capire io, il collega Eugenio, il collega Cingari,
è proprio questo qua, diciamo, realmente che secondo me non ha funzionato, diciamo, in questa maggioranza, perché sì che è tutto congruo, collega, però è congruo per lei, perché noi dico realmente tutte queste operazioni le abbiamo sapute poche, pure se secondo me il suo impegno, no, io volevo dire pure se so benissimo, diciamo, il massimo impegno che lei ha messo, sono state rifatte delle riunioni, diciamo, che poi sicuramente per motivazioni varie, diciamo, lei non è stato presente quel giorno, quindi magari, perché ritengo che quando c'è una cosa importante come questa qua, bisogna parlarne. Infatti oggi noi andremo ad approvare sicuramente la deliberazione, diciamo, del lago, però è opportuno che ci sediamo e andiamo a vedere tutte queste congruità che ci sono, diciamo, in questo piano, che una buona parte di noi, diciamo, da quello che ho capito, sconosce. Grazie. Ci sono altri interventi, passiamo alla proposta di delibera, andiamo in votazione. Per la leggo, per rivelazione area di raccolta ottimale ai fini della gestione in forma associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ai sensi articolo 5,2 della legge regionale 9 del aprile 2010. Sono i favorevoli? Contrari? Astenuti. Il consiglio approva.